La vita, in qualsiasi modo venga considerata, certamente ha qualcosa che, dal nostro punto di vista, non è domabile veramente. Tant'è vero che spesso si dice che la vita presenta degli imprevisti, no? Eppure tutti sanno che questi imprevisti non, come dire, non rompono la continuità della vita, perché tanto la vita continua, no? Quante volte voi dite c'è un grande dolore, eppure la vita continua. Ma davvero l'uomo quando pronuncia queste parole non sa cosa dice? Non sa cosa dice, soprattutto non si rende conto della profondità di questa affermazione. La vita continua cosa significa? Che la vita presenta tanti fatti e questi fatti morendo aprono altro. Ma guarda che cosa strana, morendo aprono altro. Per forza di cose quel fatto deve morire per la vita per presentare altro, se no, dicevamo, se vi ricordate, quel fatto non parla di sé, continua a parlare di voi, dei vostri ricordi, dei vostri sensi di colpa, dei vostri pretesi, del vostro protagonismo, e il fatto dopo, poveraccio, non ha spazio per esplicitarsi, per parlare di sé. Tant'è vero che, diciamo, spesso la vostra mente cosa fa di fronte a un fatto, come dire, lucubra? Appare la cavalcata di pensieri, che per voi non è mai cavalcata, è sempre contenuto, e voi vi portate dietro quel fatto in ciò che accade dopo, giusto? E quel che accade dopo, se, come dire, non molto rilevante, non acquista grande significato, tanto continuate a vivere nel fatto precedente. E quindi siamo di fronte a una strana affermazione che io ho fatto tante volte, ma che devo riprendere. La vita ha una caratteristica sostanziale, che momento dopo momento presenta qualcosa, non mi interessa definire che cosa, può essere una gioia, come dire, un successo per voi ovviamente, presenta qualcosa per la vita indifferenziato, per voi mai indifferenziato, no? A meno che non c'entri con voi, e allora è neutro semplicemente perché non vi tocca, assolutamente indifferenziato, ma che, come dire, esprime la continuità della vita soltanto attraverso la propria morte. Cioè, la nascita prima e la morte poi. E più voi non lo fate morire, più quel fatto non vi racconta di sé, vi racconta di voi e della vostra prospettiva, che si riduce ad essere che cosa? La continua valorizzazione, ovviamente cercando di cambiarvi, cercando di modificarvi e via dicendo, di quel qualcosa che è la vostra esistenza, o meglio la vostra vita, non la vita. Io sto facendo una strana, come dire, contrapposizione fra la vita e la vostra vita, ma questa contrapposizione non la faccio io, la fate voi. Quante volte fate questa contrapposizione? E se la vita vi è benigna, voi dite, allora, la mia vita è la vita. Ma se la vita è un po' maligna, tra virgolette, per voi, la vita non è la vostra vita si distanzia dalla vita. La vita, come dire, è qualcosa che vi minaccia, c'è qualcosa che devo proteggere della mia vita contro la vita. Che strano. Ma in questa maniera io ho già scomposto tutto il quadro iniziale. Che cosa ho fatto? Ho negato la prospettiva di cui stiamo parlando e sono tornato nella mia vecchia prospettiva, ovvero sia, qual è la mia vecchia prospettiva? Certo, io mi devo modificare, devo cambiare, ma ciò che è importante, tutto ciò che io creo dentro di me, sia pure in nome per conto, vi ricordate, di un qualcosa che è un ideale e un dover essere, rispetto al quale io pian piano tendo a modificarmi per avvicinarmi al dover essere. Ma il dover essere è la vita? Il dover essere la vita? Per voi sì, state bene attenti, per voi sì, perché? Non soltanto perché il dover essere è ciò che vi riempie, no? Se non altro come stimolo e magari anche poi come delusione rispetto a quello che riuscite a fare. Ma il dover essere la vita, perché per voi il dover essere rappresenta ciò a cui la vita dovrebbe condurvi. Ma spesso e volentieri poi vi accorgete che questo dover essere è distante da quello che presenta la vita. Ed è lì forse la differenziazione che facciamo fra la nostra vita. Certo, lì scatta la diversità fra la vita e la vostra vita. È chiaro. È chiaro. Essere.